Siamo in compagnia di Marcello Kelly, responsabile dei prodotti quotati in Italia per Société Générale. Ecco, nuovo emittente si affaccia in borsa italiana in ETF Plus, ci può spiegare la sua offerta e i vostri prodotti? Sì, Société Générale questo venerdì inizierà a negoziare i propri ETC su borsa italiana nel segmento ETF Plus. Si tratta di 19 strumenti. 15 sono a leva più 3 o meno 3, sia su commodity sia su indici azionari, mentre 5 saranno invece ETC a leva più 1 o meno 1, di cui 1 euro edge su oro e petrolio. Entriamo in un segmento che riteniamo possa crescere nel futuro. C'era già un presidio della parte certificate a leva che ha avuto per noi un ritorno estremamente positivo. Ritenevamo di poter trasportare questa expertise sulla leva anche sulla parte di ETC, quindi di strumenti collateralizzati. Ovviamente abbiamo cercato di fare strumenti che avessero che si allineassero alla best practice in mercato, per esempio come qualità del collaterale, come quantità del collaterale, sono tutti over collateralizzati, come tipologia di indici sottostanti che sono sempre calcolati da un index provider terzo e sono total return, non banalmente excess return, eccetera eccetera. Quindi abbiamo cercato di posizionarci come best practice di mercato e di avere prezzi estremamente competitivi. Ecco, per quanto riguarda invece in termini di raccolte, quote di mercato, quali obiettivi prefiggete per i prossimi mesi? Molto dipenderà da quali saranno i trend, nel senso che noi vediamo un trend in cui la componente in oro si sta in qualche maniera contraendo, sia in termini di massa sia in termini di controllori negoziati. Stanno invece prendendo più spazio i sottostanti, gli ETC con sottostante diverse dalle commodity o commodity diverse dall'oro. Quindi puntiamo soprattutto alla parte più di trading, ovviamente in questa fase, e contiamo nell'arco di un anno di prendere un 5-10-15% del mercato attuale e poi di incrementare questa quota. Ecco, sotto il cappello di Société Générale c'è anche l'Ixor, che quota ETF su borsa italiana. Ci può spiegare un attimo la differenza anche per il consumatore e il cliente italiano tra ETF e ETC e quale rimarrà l'Ixor e cosa quoterà Société Générale? Sì, il gruppo Société Générale ha da una parte una banca e dall'altra una SGR che si chiama l'Ixor, che è specializzata in ETF. L'idea del gruppo è quella di presidiare tutti i segmenti di mercato, quindi nella parte alta, la parte degli ETF, quindi dei fondi, verrà presidiata da l'Ixor Asset Management, che è la nostra SGR del gruppo. Tutto ciò che non è fondo verrà invece presidiato dalla banca, quindi dalla Société Générale, in termini di ETC, quindi quelli che stanno per partire adesso, sia su commodity sia su indici azionari, e in termini di certificate, quindi strumenti non collateralizzati che possono essere connotati in una leva anche molto alta. Ricordo che la differenza fra gli ETC a leva e i certificati a leva è che gli ETC a leva tipicamente hanno una leva massima di 3 o al massimo di 5 secondi sottostanti, mentre i certificati arrivano fino a 7. Quello che vogliamo dare è una gamma completa dove il gruppo copre tutti i segmenti, starà poi l'investitore a decidere se vuole più o meno, avere più o meno leva oppure un collaterale a garanzia del rischio di controparte, eccetera. Ecco, dopo questi primi prodotti quotati, per il prossimo anno 2015 ci sono in previsione altri prodotti, novità, progetti? Sì, abbiamo altri sottostanti che volevamo già lanciare con questo primo basket di 19 ETC, purtroppo non è stato possibile, dobbiamo rimandare l'anno prossimo, ma è già in pipeline, è già pianificato il lancio di altri ETC, vogliamo presidiarlo anche in termini numerici, e quindi non fermarci a 19 ma crescere ulteriormente. Grazie Marcello Kelly di Société Générale. Grazie.